Quindi Ora guarda che stasera il papelon qui non ce l'ho messo, no, no? no, stasera niente chitarra, No, no, chitarra non c'è. sono venuto vestito così normale, va bene. Intanto vediamo un attimino. Pronto? Pronto? Allora, quindi andiamo avanti con i nostri grandiosi, favolosi telespettatori e telespettatrici. Allora, dici. Ti sei bloccato, ti emoziono. No, qual è emozione? Te stavo dicendo, ieri sera tu mi hai fatto mangiare tutto quel panettone e io quando sono arrivato a casa sono messo a dormire che erano le 3:30. E mi sono sentito male, ho dovuto andare a fare un po' l'acqua calda, limone. Sono stato male, purtroppo. La iella, che ne so io cosa ne In cielo collega. ella, perché lì, in mezzo a tante tante telespettatori che stimano questa televiola in maniera favolosa, lì, dietro i teleschermi, c'è sempre la pecorella nera. E diventa sempre nera, diventi. Va bene, pensiamo che siamo qui nel 1993 e pensiamo alla vita per come deve Certo, avvenire, no? allora, incominciamo, abbiamo aperto ma non abbiamo fatto un saluto per Nino Migliarolo. Ciao Nino, quindi praticamente questa sera doveva essere qua, Nino ci fa male i denti, non ha potuto venire. Allora, poi un saluto per Un saluto Peppino anche da me per Nino Migliarolo, va bene, Garreffa. però per Pinolere a quest'ora staranno lì a guardare e a vedere la trasmissione che stiamo facendo. Ciao Peppino, se vuoi telefonare puoi telefonare, se vuoi salutare l'amico Nino Vecchiè, mi riferisco a Peppino Garreffa. Allora, un saluto per lui e la sua gentilissima famiglia. Intanto proseguiamo. Io di nuovo saluto a tutte quelle che ho salutato ieri sera, va bene, che tutto un caloroso saluto di affetto, questo per tutti. E per qualcuno che non mi sono ricordato, va bene, sempre, saluto di cuore. Allora, Benito, vedi cosa vuol dire, se vuoi mandare dopo qualche canzoncina, Certo, mandiamo un po' di canzoni, ecco. per ascoltare qualche canzone che ho suonato io con la chitarra. Pronto? Ciao Peppino, come stai? Io sto bene, Molto bene. Diciamo, abbiamo passato il santo, come si dice, Capodanno? te? Non il Santo Natale, No, no, mi stavo il riferendo a Santo Natale. Capodanno l'abbiamo passato assieme. Peppino, tu come l'hai passato? Io l'ho passato bene, e te? Sì, tutto bene. Il maestro Vecchiè non tanto bene perché. Posso parlare che hai bisogno del maestro Vecchiè? Certo che può parlare. È un piccolo doloretto qui. Lui ha venuto di oro, secondo a Nino Vecchiè, di più, Nino Vecchiè avrebbe bisogno di un cristiere. No, stiamo alla larga dei cristieri, no. Io, cristiere, Sì. io qualche limone, e allora va bene, un po' d'acqua calda, con limone, così e via di seguito. Perché i cristiani mi fanno male, mi fanno venire di nuovo lì a nausea, va bene? Allora, chiedo scusa se ho parlato troppo. No, Peppino, hai detto giusto perché ogni tanto io No, stuzzico al maestro perché. ha parlato bene, solo che a me mi fanno male, c'è chi ci fanno bene, no, a me mi fanno Ma male. ti hai fatto un cristiere T'ho detto che cristiani non ne faccio, allora come la vuoi prendere? non ho Ah, va capito, bene, no, non volevo capire mai quando. non avevo capito bene. Sì, esatto, allergico, allergico, esatto. Vedi, Lascia stare. Peppino, siccome Nino vorrebbe mangiare cosettini, come ti devo dire, i marmizi, Serata te la portavo di mangiare un panettone, va. i fagiani, Ah, ai fagiani.
Provoli, broccoli da focate, alimi cheddar, tutte queste cose. I fungi che sono particolari. L'altro giorno io e Benito stavamo andando in montagna e allora vediamo sul posto un bel fagiano. Non so se era maschio o femmina. È vero quello che sta raccontando. E allora dice Benito, andiamo piano piano, dice, che ora dice, facciamo una scorpacciata di fagiano qua, dice, mettiamo la pentola, tutto qua. Ma se ne andava Benito piano piano, e pensa che voleva prenderlo là per le gambe, dice, ora appena prendiamo. Ma dico io, quello era tanto scemo, là lo stai, o prendo per le gambe, quello appena si avvicina, lo prendo, pa, a volata, e scappa via. E noi siamo rimasti lì. Se ma lo tacchino mica quello può volare, se era un tacchino forse ce la facevamo a prendere, ma lo facciano è scappato via. Mangiamo, se vuole dare il nostro tacchino. Sa che in Navarra si mangia, come si chiama, chiedo che dissimo l'altra volta, o crapetto, chiedo che tu hai carne che è troppo dura, dai che. No, io. No, io voglio carne genuina, che voglio carne tenera, non voglio carne indurita, che mi offre qualche montone. No, carne tenera. Tenera, che si scioglie in bocca, veramente, proprio. Un figlioletto, ok. Appassionatamente. Vola a carne. Come quello genuinizzato, come andare in farmacia, quello è tenera. Senti Peppino, come lo trovi? Dimagrino un poco, no? Dimagrino, non viene in diretta. 100 grammi, 100 grammi, ho dimagrito 100 grammi. Sono troppi. Di più. Ma speriamo di potersi riprendere. Ora io non c'ho fame, stasera ho mangiato panettone, ieri sera ho mangiato i dolci. Stasera Benito. Stasera non mangi niente. No, per carità, non mettere qui sopra niente, allora, perché io non mangio niente di niente. Peppino, ascolta, dici che non mangia niente. Segna la trasmissione, vediamo che cosa succede stasera con Nino e te, No. Ha promesso che non mangia niente. Che non mangia niente. Vuole vediamo che cosa dici? Niente, il dottore mi ha detto che devo stare sotto cura. E io sto facendo sotto cura. Più sotto le così non posso andare nessuna parte. Senti Peppino, come arriva a segnare le tie? Ti vorrei vedere. No, il mio arriva buono. Arriva buono. Arriva bene, va bene, mi fa piacere. Allora, cosa ti volevo dire? Vedi, si è civilizzato, non vuole più, vuole la carne tenera, vuole la cosa. Voli cose, ma va mangia che ti vengo, mangia, va, come vuoi. Ora diventa civilizzato. Allora portaci una cassetta e cose importanti. Io sogno come te che riesci pure i rizzoni, i rizzi, ti mangi. Da pecora, non le mangio. Voglio cose più raffinate. E che volevo mangiare con te? Un pezzettino di fagiano, come quello che abbiamo visto in montagna. Il pesce lo mangi? Il pesce no. Pesce spada. No, non lo digerisco bene. E qualche... come che... Santa parola, madonna, siete un artista voi! Peppino, ma come vanno i marmicieri? I marmicieri non vanno. Ma non ha, ma che se c'è qualcuno qua, quanti vende? Mi regalano. Io andavo a parlare con uno di Monochi, è facile che te si una lezione da Monochi, dice Marmizio non ha. Oh. Non ha. E allora? Ma non pare che non mi regalano. Ma mangia la carne dura. No, perché l'altro giorno mi sono messo i denti e vai a mangiare la carne dura, che vuoi che vado a perdere tutti questi denti? E ho speso un sacco di soldi per mettermi questi denti, hai capito? E dopo vuoi mangiare la carne dura.
E quello mi può tradire al dentista, e ho fatto il meno vero, ho lavorato, e dopo se voi non ci barate a curarvi i denti, colpa non è mia, e c'ha ragione, io voglio la cosa genuina, pulita. Peppino, una volta io, con Nino, mi era più facile, non posso aspettare un mangio. Oggi è difficile perché non ci piace niente, che non lo voglio, che l'altro non lo voglio. No. Insomma, i cacchetti piacciono, i fica d'India. Questo sì, dai. Ma sa, ma no, 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 tanto come quella volta. Massimo uno, due cacchetti, dopo niente più. Niente, 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 niente. Lo so che sono sostanziose, sono... Ma però, niente. E Pino, tu che ci potrai soffrire? Niente. 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 E dico con niente come posso stare qui a parlare? Non potrei portare in un campo di frutta, di cose. E niente meno. E mamma mia. Peppino! Aspetta quando parlo! Non mi interrompere! E no! Questo è un significato, Peppino! È un significato! Io quando parlo non voglio essere... Vabbè, rispondi! Rispondi a Pecore! Peppino! Io lo sto dicendo, come sto parlando, africano, aborigeni! Io lo sto dicendo che pecora non ne mangio! Perché quattro denti ciò e non è che io voglio perdere! Ma io non sono vivo quello maggiore, l'hai fatto me la taglia fina! No, sempre pecore! E lei che tu non sei una pecore? Perché tu non sei lo crastato! Ah, ora cominciamo a offendere qua! A me pecora! Ma guarda un po', come mi devo comportare con questa persona qui ogni momento che mi arrabbio qua, io perciò dimagrisco e non posso andare avanti. Oddio, e perché sempre me devo arrabbiare con questa persona. Oddio. Dopo devo mangiare per mettermi su tutto il arrabbiamento che ho fatto, no, per mettermi su, se no come faccio? Voglio dire, stasera mangi, Tony. Di fronte a tutti i telespettatori, hai detto che non mangi. E se tu mangi stasera, allora... Eh no, un pochettino devo mangiare perché questa rabbia che mi sono preso con te, ma devo recuperare. Si può fare una pecora, c'è un pacchetto. No, pecora non ne mangio. Allora ecco io che ma che siete, Peppino? Oh, Peppino. Ah, volevo ragionare o no? Ah, Peppino. Vieni il teleschermo, se non ci può entrare nella bocca, così non parla più, non mazzo i broccoli. Ma io ti butterei una scarpa! Bell'occola! Ah! Domenica vai, mattina e domenica! Ah sì, allora tu puoi portare la sopra la montagna! Che non andava il robo a mangiare! No! I broccoli sono rigesti, fanno male! Anche pure! Ma perciò Peppino adesso ti fa un cristiano? Che sono rigesti, credete? No! Ma mi sa che trovo un maialino! Ai ai! E un maialino sempre è roba grassa, è sempre cosa. Ma allora non ci siamo capiti. Allora dimmi le cose. Io voglio scusa, crapetto. Nino. Tenno. Se si deve ammazzare un maialino, del maialino cosa preferisci un mangi? Cosa scegli? Cosa scegli? Dato che io non ne capisco di questa roba, no? Sceglierei. Le crostate, come si chiamano? Crostate, crostatine. E quelle lì mi piacciono, va bene. Altrimenti roba altra e grassa non ne mangio. Non è che ti mangiare pure il fegato. No, no. Benvenuto. Quanto si deve andare a prendere questo maialino? E almeno ci vuole in 80 chili, o si può saziare. Sì. Non può fare se faccio una lotta. Un mazzaino. Un mazzo maialino. Sì. E no, è così, è una vacca, non è che... Lo maialino. È così, 80 kg, è una vacca. E che mi mangio una vacca io? Ma che stiamo scherzando? Io...
Io Peppino non so perché rimavrì, tu ricordi che era più grasso? No, io facevo più bene, infatti. È vero, no, veramente si è rimavrì. E perché ora è civilizzato, capisci? Mangia così lì cardini. Perché non aveva. Eh? A montagna andava pecore e allora, magari. Senti, palombede non aveva. Non vede. E poi i palombede non sono dovuti. Che io non è entrato. Sei entrato Tony! Come una grappa furruta! Quando sei tu vai a lì? Senti, Peppino, mi devi fare un favore. Mo te lo porto sull'Aspromonte. No, E da sono sicuro che ingrassa solo da 16 ore. Ma perché ingrassa? C'è l'aria bella, Nino. Tu ti ricordi che... Ma sento un pochettino. Questa sera hai messo i bicchieri vuoti, nemmeno un pochettino d'acqua. Ogni tanto qui io mi ingrippo. Perché... Vabbè, quando canti, Nino. E che canto stasera? Perché stasera sto cantando qui con questi e sto parlando. E no, perché stasera la chitarra non l'ho portata, anzi vi faccio sentire, ascoltare fra poco una canzone che canta il bravissimo Michele Tisina. Ciao Michele. Ciao. Però l'accompagno io con la chitarra. E mentre cantano tu che fa? Mangi. E lui canta e io canto da un'altra parte, no? Scusami, Nenuccio, perché non ho invitato stasera per mangiare. Stasera? Ma io non ce ne so che stasera in diretta andiamo a mangiare qualcosa. Qualcosa preparò, ma a sorpresa. Ma a sorpresa, ma è una cosa così. Una cosa così. Leggera, ma... leggera, tanto per fare così un po' di compagnia. Senti, ma tra tanto pubblico meraviglioso che ci ascolta, qualcuno praticamente non ti fa andare in malagola quando mangi in diretta quello che deve mangiare. Però io prima gentilmente gli offro, gli dico state serviti, e dopo se loro non ne vogliono io faccio il mio dovere, dopo comincio a mangiare, ma io il mio dovere lo faccio. Volete mangiare, volete bere, senti, volete divertirvi qui con noi, insieme a noi. Sa che si portò sotto un maglione che andava attaccato una ciampa di cavallo contro Aella, perché dice quando mangio il nome va contro l'occhio. E questa è una cosa buona che... Questa ha fatto l'unica cosa della sua vita che ha fatto bene. No, perché a ciampa lo cavallo qua, ora mi sta stringendo qua. Vedi e che non andava arrangiato, in vivo, che c'è tutto. C'è tutto, e tu sai che c'è tutto. E allora tu permetti che io vado a prendere qualcosa da bere, perché più non ce la faccio qui, con la gola. Sono un pochettino riposato. E allora, però deve bere in diretta, dove bere? E offre. In diretta andiamo a bere. E io di nascosto non bevo mai, perché bevo in presenza, va bene? Tutti me debbono vedere, no? E allora vai, Vado, no? Vai, che intanto Peppino... Vuoi mettere intanto un disco? Vuoi mettere... Ecco, intanto vuole ascoltare... Allora... Speriamo che va bene, vediamo, proviamo. Ecco qua. Intanto è registrata però Peppino. Sì. Perché lui stasera dice non voglio avere le braccia legate con la chitarra perché le braccia le usa per mangiare. Mangia. Ora fra poco vedi che succede qui. Infatti, vediamo intanto se riusciamo a sentire qualche cosa. Ecco, si è preparato la musica registrata, Peppino. Secondo me era meglio in diretta, vero? In diretta, no, registrata. E invece... Purtroppo, cosa posso fare? È bello, ma perché non lo parla con te? Ah, no, è sempre parlando. Tanto bene, dai, e salute ai telespettatori.
sto zitto, però Peppino è al telefono, capito? Alla Spramonte, un libero su Pacchi di Campi e dire che faccio piazza pulita. No, Peppino, non andate retta. Peppino, io vi saluto. Peppino, se volete un po' di arrangiata, prendetela, eccolo là, prendetela. È buona, l'assaggiate, è buona. Guarda che vende in betasta via. Io ti ho messo un bicchiere solo, un bicchiere qua, se vuoi bere. Ma non mi dici un bicchiere però. E prima gli ospiti, se comodo, se l'aspetto, voglio dire, sei un altro ospite, scusa, sai. Saluti, un buon lavoro, A Peppino, la sua gentilissima famiglia. Anche da parte mia. Tutti i gentilissimi telespettatori, però questo è il vino bianco. Peppino, vedi che non è il vino rosso. È vino bianco. È vino bianco.
è un vino leggerissimo, se no qui sto si imbriaca, sto in televisione. E proprio non ragiona niente che bene, niente, si imbriaca, poi... lui mi dice a me, ma non, non ragiona niente. Sì. Ciao Peppino, grazie della telefonata. Per amore, voi famiglia. Ringrazio. Altrettanto. La famiglia di Benito Viola. E saluto tutta la piana, senza andare a Roma. Grazie, ricambiamo anche noi. Salute, salute, anche da parte mia, non è che. Ciao Peppino, sei sempre nel cuore di Televiola. Un anno di felicità. Grazie. Altrettanto, grazie. Grazie. Ciao, ciao. Ciao Peppino, ciao. Allora, grazie a Peppino, ha fatto una telefonata un po' lunga, ci ha fatto tanto piacere, quindi ti ha trovato i tuoi difetti personali. Quindi, Peppino ti offre un maialino. Maestro Vecchie, come vede, è pronto a brindare, a mangiare, l'unica cosa che fa di bene è quello, perché dice, e quando io vado al di là almeno vado, Facci prima tu, per vedere cosa succede. No, vai, vai tu, va, va. Tu devi fare prima linea. No, no, la precedenza. Ma non parliamo di queste cose. Allora, anno nuovo, vita nuova. Allora, chi è Daniela? Sì, sono io. Allora, senti, come lo trovi questa sera senza chitarra al maestro Vecchie? Ieri sera aveva la chitarra, che faceva qualche canzone. Beh, veramente lo saprei. Non so darti proprio una risposta precisa. Perché senza chitarra, senza suonare, quindi è sempre la stessa cosa per me. Certo. Come al solito, e quindi certo. C'è sempre l'allegria, quindi... E brinda verso i teleschermi, no? Io saluto sempre, va bene. Qualche volta solo che, come vede Daniela, beve da solo, vedi? L'amico che sta alla sua spalla non gli dice niente, fra poco vedrà cosa mangia. Si è già preparato qualcosa per mangiare? No, no, stasera io non mangio niente. Perché devo andare a casa a pancia vuota, perché dopo mi sento male. Non ci credo. Io, hai capito? Non è che ho la cameriera. No, venuto. Quando dici che non mangia, chissà chi ha preparato, chissà che farà questa sera. Forse, accetterò un pezzettino così per compagnia, per rompere l'atmosfera, altrimenti dopo non mangio niente, così un pezzettino. Boh. E verso che ora hai l'appetito di mangiare? Che ne so io, fra 10 minuti, un quarto d'ora, come desideri tu. E non ci vuoi annunciare cosa mangi, niente? È una sorpresa, tanto questa è cosa che la mangiano tutte le persone, tutte le sere. Io veramente... la mangiano tutte le sere. Sento un odore qua io. Sento un odore, chissà dove, che cosa ha nascosto che dai studi del viola. Chissà che cosa ha messo qua dentro, sento un odore. Meglio. Ma mi fa mangiare pure me, no? Mangio da solo. No, io la compagnia la voglio, e se no io non mangio niente, ti sto dicendo, mangio quel pezzettino così per la compagnia, per l'allegria che siamo assieme, e questo, se no come vedi io non mangio mai, no, io camporaio. Faccio un saluto alla signora. È vero, camporaio, ho visto ieri, quindi mi ha bastato ieri se ve la...
cioè per vedere se mangio oppure no. Ma un pezzettino per la compagnia, così. Tutto lo fanno così, sai. La conosco un pezzettino. Ho mangiato due volte, lei e a me la compagnia. Ho visto attraverso la televisione, quindi posso dire che ho visto. Per compagnia, così, stare così, altrimenti. Eppure, senti, mangiare in diretta è bellissimo, vero? Certo. Perché cosa succede? Che ci sono dei telespettatori che vorrebbero farti compagnia, allora vadano a mangiare anche loro. Certo, perché dice che l'unione fa la forza, e perciò quelli devono mangiare, e dice allora cominciamo a mangiare anche noi, hai capito? Ho capito. Poverino, come si è sciopato, guarda, guarda. E non mi esce nemmeno la voce, quando io non mangio e non bevo, non mi esce nemmeno la voce, non posso parlare. Mi si ferma tutto qui, hai visto? Come sono liscio qui, hai visto? Perché non ho messo niente. Senti, ora è una cosa, perché non vita tu Pino Garretta, devi rimangiare? No! Gli amici non li ospita. No, perché lui a quest'ora non può mangiare cose che gli fanno male. Perché vuoi tutto per te? Non può mangiare, io gli guardo la salute. Io quando una persona la voglio bene, gli guardo la salute. Guarda la salute. Quello che conta è questo. È vero? Certo, è vero. Adesso mi passo il nome a lei che ti vuole salutare. Grazie. Me la passo. Pronto, Benito? Sì, ciao Anna Maria. Come stai? Bene? Sì, tutto bene. Stasera... È passato bene? Sì, è passato benissimo. Ci siamo divertiti ieri sera. Sì. Ancora ci divertiamo questa sera. Nino Vecchiasola che si è presentato qui senza chitarra, io... non vuole cantare. Ah sì, non vuole cantare. Vuole mangiare. Mangiare, io dico che un po' di dieta le farebbe meglio. Esatto. guarda, quando ci parla. Io sto diventando quanto una canna da pesca. Ne capisci qua? Non c'ho pancia, niente. Fa male. La pancia se n'è andata dietro la schiena. E la schiena è rivoltata dalla parte della pancia, tutto viceversa. E per questo ieri ti sei sentito male. Sì. Anna Maria, sa che lui non gli piace, diciamo, perché dice che è troppo stecchino. A Nino D'Angelo, perché lui vorrebbe diventare in quel modo. No, che sei matto, No, però un po' sì, dovrebbe dimagrire. No, perché quello se tira un colpo di vento, lo prende, chissà, lo va a sbattere sulla luna. No, che io sono invidioso, voglio, mi guardo bene, perché non voglio mettere le mani nel fuoco, no. Però uno deve essere normale, avere il fisico normale, capisci? Tu dovresti dimagrire un po'. Sì, ma io sono dimagrito quando ho visto Benito, sono dimagrito 100 grammi. Sono dimagrito 100 grammi, voglia. Grammi? 100 grammi, no chili, 100 grammi. Perché dopo se dimagrisco 100 kg, dopo mi rompo tutto e non è giusto. Ti rompi tutto? Io non credo. No. No. Vabbè, che ti passo mia sorella che ti deve dire una cosa. A disposizione. Anna Maria, se vuoi dare un saluto che è in ascolto, Antonio. Se mi ascolto un po' e ti saluto e ti faccio gli auguri a te e a tutta la tua famiglia, va bene? Antonio ti avrà ascoltato senz'altro, perché è lì che si sta vedendo a Nino. Ah sì? Allora, insomma, vuoi mangiare o non vuoi mangiare? Sì. Far vedere come mangi. Però mangiamo insieme, va bene? Però voglio ascoltare anch'io un pochettino le musica lì, pure. Sì. La musica c'è, ma se c'è Anna Maria che non è... Sì, a me mi fa tanto piacere, ma se tu dici che dobbiamo mangiare, e dobbiamo mangiare e dobbiamo suonare. Sì, però mangiare troppo, fa male a volte. Sì. È giusto. No, ma io perciò mi sono levitata e mangio poco. Sì, è questo. Pochissimo, così, giusto, per la compagnia.
E Nino vorrebbe, Anna Maria, chiuso dentro una stanza, e metterlo per un po' di giorni a digiuno, capisci? Meglio che, cioè, quella cosa là, come si dice, meglio non invitarlo a pranzo. No, 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 queste cose no, 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 no. Anzi, mi si deve invitare a pranzo. Ha detto giusto. E dopo vedete come mangio moderatamente, piano. La bocca non si sente proprio, proprio per niente. Però si voleva ieri. Ah? Però ho visto ieri, però... Non avete, cioè, avete mangiato molte cose, prima lo spumante, poi il panettone, poi altro, la pesca, cioè i pasticcini, un po' di tutto. Sì, ma, sì, ma uno quando viene quel giorno lì, l'anno nuovo, deve assaggiare tutta la roba, di un modo o dell'altro, insomma... Certo, assaggia la noce, il mandarino, l'uva, e allora noi abbiamo assaggiato poco. Sì, ma... Innanzi a quelle che mangiano quell'altro, non l'ha visto quanto mangiano gli altri! Non l'ha visto, lei guarda solo me, ma devo guardare gli altri quanto mangiano. Sì, sì. A voglia! Ce ne sono, hai ragione, ce ne sono. Anna Maria. Anna Maria, senti, hai della frutta a casa di, non so, una pera, una mela, oppure un cacchio, qualche cosa di queste, così gliele butti del teleschermo e gli chiudi, questa bocca di vampiro. Da ippopotamo. Da ippopotamo. Allora, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Io... la saluto Anna, Anna Magnani, come si chiama? Anna Magnani, che dici? Che se non ricordo il nome, ma... anche là, fai... chiedo scusa, tu mi devi aiutare, quando io... Anna Maria, io la saluto, ecco io che testaccia che c'ha, quando io non mi ricordo il nome, tu mi puoi suggerire, no, non farlo fare magre figure. E tu pronunci un nome che oramai... Ma se io non lo so... Mi è saltato così, che ne so io. Anna Maria, no? Anna Maria. Anna Maria. Anna Maria. Parla tu. No, brinda per Anna Maria. Anna Maria, migliore salute, Gli auguri. E vino bianco, vedi? E tutta la tua famiglia, tutti. Grazie, soltanto. Vedi che è furbo. Che parola prima, che palla! Siamo in diretta.
c'è Anna Maria al telefono, non lasciarla senza così. No, 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 no. La leggerità. Bevo un altro sorso. Allora, Anna Maria, come balla bene? Va bene, abbastanza bene. Grazie, grazie. Purtroppo non mi posso alzare, se no dopo mi viene a metà. Sì, però a me piace di più con la chitarra. Ah? Con la chitarra, che mi fa suonare bene. Grazie, grazie, molto gentile. Mi fa bene il suono della chitarra. Grazie, molto gentile. Cerco di fare il mio dovere. È bravissimo, è bravissimo. Tutti, dobbiamo tutti divertirci, va bene. Come ti ho detto ieri, sei molto bravo. Grazie, grazie. Per la chitarra. E adesso ti passo mia sorella che è qui, che ti vuole dire una parola, una cosa. Grazie. Benita? Sì, ciao. Senti, io stamattina, se non mi sbaglio, no, aspetta, alle due, sì, sto tirando la registrazione di ieri. Ah, ecco. Però l'ho uscita a metà. L'ho a metà, quando ce la fai? La registrazione di ieri sera? Ieri sera. Sì, comunque non l'abbiamo mandata tutta, no? Mi pare no, metà la vedo lasciata. Ecco, quindi andrà in onda, la manderemo diverse volte perché è stata così simpatica, con la simpatia qua di Nino che... Grazie, grazie. E andrà in onda anche questa che stiamo facendo questa sera perché è registrata, anche questa viene registrata. Ah, tu vuoi registrare voi questa? Sì, sì. E non solo, adesso siamo in diretta, però viene registrata e poi viene mandata in onda domani questa. Ah, domani. Sì. Quindi la registrazione di ieri sera viene mandata quando? Quella di domani sera alle 8:30. Domani sera alle 8:30? Sì. Quindi va bene. Sì. Quindi praticamente ancora è da registrare, perché ancora fra poco dovete vedere come mangia questo che dice che non vuole niente. Che non vuole mangiare. Mangio. No, tu hai detto che non mangi, non deve mangiare. No, questo non mangio. Senti, Benito, siccome prima avevo telefonato, no? Sì. La segreteria telefonica. Sì. Rodoguera, no? E ho richiesto un film. Se per favore me lo potevi fare verso le 10, quel film là. Ah, ho capito. Tu eri che hai telefonato per quel film? Io, infatti. Ho capito. Se puoi mandare verso l'una, pure le due, a mezzanotte. Sì, vabbè, se non ti addormenti... No, non mi addormento, perché tu... Fino alle 8:30 ieri ero sveglio, quindi io te lo mando. Ti lo mando, senz'altro. Appunto. Quindi se mi dici a che ora me lo puoi mandare, che io me lo vedo. È verso l'una. È l'una? Sì. Va bene, allora me lo vedo. Tanto se non lavori domani, perché di solito quando diciamo uno ci prende il sonno, poi lo manda e poi si addormenta, quindi tu non... Non è questo, no, non mi addormento perché sono abituata. Come la mattina vado a scuola, no? Ecco. Quindi vado a scuola presto e quindi sono abituata. Perfetto, allora te lo mando e te lo dedico a te e a tua sorella. Grazie. poi vorrei, siccome l'ha richiesto mio fratello, e siccome mi vergognava a parlare, quando mi ha detto questo fammelo per... Cioè, parla tu, no? Che mi vergogno, tu lo conosci bene, il signor Benito, quindi parla tu. Io parlo con io. Proprio mio fratello il film, non è per me. Sì, sì, va benissimo, non c'è, non è importante. E poi, è bello, quindi... e poi è un film pulito, non è che... Sì, sì, ha 18 anni, quindi non c'è problema. Figurati. Mentre questo non lo vuole vedere, vede, si addormenta dopo. Quale sarebbe film, scusa? No. Quale film sarebbe? Il titolo non si dice. Allora, un film di orrore. No, esatto, lui piace i film di orrore. Di orrore o di Anna Maria, quella che gli piacciono di più? Nino potrebbe fare un film con Dario Argento. Nino? No. Vorrebbe fare un film con Dario Argento? Lo fai? No. Per Dario Argento? No, no, tu che lavori come Dracula, come il vampiro, lavori come... come ti devo dire? Di fare la parte... No, io non sono capace... tu devi fare il zombie. No, il zombie non lo so fare, il zombie. Non lo fai. Non lo faccio. Zombie numero uno. No, fa tu il zombie numero 15, lo fai tu. Oppure puoi fare altre scene dei film. Altre scene le farò, perché mi piacciono. Fai demoni.
Demone. Demone 1, Demone 2. Demone 5, Demone 6. Io pure, se mi verrà, non mi piace. Questo è bellissimo, sì. Io invece mi piace, quindi morirebbe per un film di errore, mi piace molto. C'è un film del titolo Essi vivono, ancora non l'ho mandato mai in onda. Essi vivono. Essi vivono. Sì, lo voglio. Un film orrore. Ma è prima TV. Cioè, prima TV, eh? Sì, prima TV. Essi vivono. E allora me lo devi dire, perché io sto lì e lo devo vedere anch'io. Ma tu hai il video registratore a casa, te lo porto e te lo vedi come dementi. L'importante è che... Altrimenti ci togli spazio. A Anna Maria non posso mandare quello questa sera. No, perché... No, io ho in un modo o nell'altro lo devo vedere. E quindi facciamo una cosa, sì. Prima mandi il film quello che c'è questo prima, e poi domani... se lo puoi mandare, così ce lo vediamo io, Nino Vecchio e il suo Anna Maria. Ecco, perché ti piacciono i film di orrore anche a te, certo. Eh? Certo. I film di orrore ti piacciono, sì? Sì, piacciono. E uno deve alzare la tensione, non deve stare sempre lì, deve stare i sopraggigli che si alzano così, di corpo, così. Sangue vivo. Io non mi fa più paura tu che è zombie. Cioè. Senti, Nino, ti volevo dire una cosa. C'è un altro film del titolo A mezzanotte esce dalla tomba. A mezzanotte esce dalla tomba. Un altro film bellissimo, ancora questo non è stato fatto. Quindi questi film, tu, sono sicuro che lasceresti anche da mangiare. No, non lo puoi dire. È vero? E ti piace il fratello lo vecchietto? Mamma mia, ma che stoccata veramente. Scusa, Benito. E nella diretta mi cade addosso. E mi sembrava che qui c'è sta l'appoggia mani, invece ho messo in fallo così. Ma con chi sto parlando? Con Anna Maria o con Daniela? Sto parlando con Anna Maria o Daniela? Chi no, è? Daniela. Daniela, ecco. Ecco Daniela. No, stavo dicendo a Nino, se gli piace pure lui che mi parlare. La voglia che mi piace. Allora. Mi piacciono, sì, ma guarda, sono composte bene, mi piacciono, se lavora bene, insomma, guarda, bene, mi piacciono. Tu adesso, Daniela, devi fare una particina, sì. Io vado alla telecamera e ti inquadro da vicino, sì. Come si fa il film di zombie. Sì. Sì, ma io non ho fatto mai il zombo. E lo fai? Il zombo numero uno. Ha ragione Peppino, allora, che Davide porta sulla Spremonte. No, a me no, sulla Spremonte, chi ce l'ha a fare sulla Spremonte? Beh, prendi un po' d'aria fresca, va bene, ogni tanto va bene, no, cambiare un po' d'aria in un altro paese, insomma, prendere un pochettino l'aria di montagna, va bene. Sì, senti Nino, io direi una cosa. Cosa? Io penserei una cosa, mentre Anna Maria e Daniela sono in ascolto, sì. Io vado a portarti quello che hai preparato da mangiare. E così praticamente di fronte a loro, sì. Tanto non ti vede nessuno. E c'è io... solo Anna Maria e Daniela che ti guardano. Allora, no, se sono in due, allora io faccio uno sforzo così. Un piccolo sforzo, sai, mica tanto, un piccolino così. Perché? Da piccolo piccolino, perché io non voglio essere tutto imbarazzato qui dopo, devo andare a dormire, non faccio bene la digestione, capito? Allora devo essere controllato. Sì. Il dottore. Allora siamo tre che ti controlliamo. Allora tu poi ti avvicini verso il teleschermo, ecco. E gli porti un pezzettino e offri. Allora ti raccomando di mangiare delicatamente, esatto. Perché è una cosa che si mangia calda, fredda non è buona. E quindi bruci se fai, sì. Correndo, quindi mi ha preparata abbastanza, quindi sì. Dove l'hai messo? Di là? Di là. Allora intanto io vi lascio per il momento e... Sento un pochettino, io non c'ho un caldo che sto... non ce la faccio più. Che vuoi?
Esci un po' sulla strada, vedi che fa freddo. Allora sa una cosa faccio io? Mi toglio questo maglione. Un pochettino, tanto te lo togli in diretta, fai spogliarelli. No, il pallone là. Ah, pensavo che fai spogliarelli. No, ma che faccio spogliarelli? Perché dopo quando mangio quella roba e c'ho più caldo, fa troppo caldo, perché sì. Caldo è quello, caldo sono io, sì, e facciamo Nino. Una caloria Nino. Insieme. Nino, solo il maglione ti deve levare. Solo il maglione. E toglialo qua, dai che. No, mi vergogno. Ma che ti vergogni? Mi vergogno. Ecco qua, allora. Nino Vecchie si toglie. C'ho vergogna! Non hai grinta di vergogna, dai. Però silenzio, siamo allora uno. Non ti vede nessuno. Uno, due, siamo in quattro, no? Due di là e due di qua. No. Siamo tre di qua e due di là. Allora siamo in cinque. Sì, tanto non ti vede nessuno. Non mi vede nessuno, silenzio. Sì. Allora, mi raccomando. Io faccio la musica. Ecco, mi spoglierello sotto. Simpatica, continua così, Ecco, il lupo mannaro si spoglia. Dai, forse. Senti, ma tu sai che io ho visto a un'attrice che si spoglia così e si chiama Moana, così ti stai spogliando. Oh, io sono Moana, che è Moana? Troppo finisce. Ho finito. Allora io posso andare? Sì, sono benvenuto. Ecco qua. Finito? Mi senti? Sì. C'è mio fratello che ti vuole parlare, il piccolino. Ah sì, me lo passi, tanto, mi fa tanto piacere. Franco Bonitaiola. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, tu? Tutto bene. Hai giocato questa notte mentre stava a trascorrere l'anno nuovo? Hai giocato? Sì, ho vinto 40.000 lire. Hai vinto 40.000 lire? Ma che fortuna, vai, ho una fortuna. E tu che vuoi? Che vuoi tu? Non è, ti potevo vincere io, dico io. L'ha vinto lui, invece. 40.000 lire. 40.000 lire. E mia sorella... Ha vinto 50, 60, non lo so, non mi ricordo adesso. Allora. Quindi avete fatto un bel mucchietto di soldi, eh? Allora. Vedi che vuoi. Allora, attento quando parlo con una parola, per favore. Non mi interrompi sempre, questa è una cosa che non. Parla. Io con l'anno nuovo, invece di portarmi fortuna, mi ha portato sfortuna, ne ho perso 80.000 lire. Sono rovinato! Come rovinato? Oh, sì, 80.000 lire! Oh, che tu ancora non sei rovinato, che tu non puoi fare ancora! Niente, io non ho avuto mai fortuna, mai un briciolo di fortuna! E tu non credi! Però hai fortuna in amore, tu, no? Sai cosa leggi? Leggi i fotoromanzi lui. Ah, i fotoromanzi di queste telenovele si può fare. E lei non sai con me che io leggo Topolino. No, mica posso restare a quei tempi di Topolino o il Paperino o il Pluto. No. Sono cose un pochettino più sollevate. Ah! Più sollevate? Pluto ti chiami. Ma guarda che Pluto, una carapa sei tu le puntine. Ma come parla? E allora? Abbiamo detto qui che si mangia. Quando si mangia? Allora io saluto al fratello di Anna Maria, mi spucci il nome. Enrico. Come Enrico? Sì.
Vi saluto e ritorno subito, intanto vado a preparare un po' di roba per questo vampiro zombie. Vampiro zombie sei tu! Ah, ce ne vediamo tra poco, cioè. Parlare, scusa, per questo siamo in diretta e ci sentono le persone. Allora, io, adesso faccio da cameriere, vero? Devo servire al zombie numero uno. Sì, ma tu devo mangiare pure, scusa, devo proprio. Ma tu dimagrire. Guarda, guarda. Pizza. Ma che sta mangiando loro, guarda. Oh, datemi un pezzettino. Ma guarda che se stanno mangiando tutta. Io non mangio niente stasera. Hanno morto le fame. Mettala qua. Che ora faccio il piccolo spuntino. Ma che bella. Dai, mangia, devo mangiare in diretta però, in diretta. Aspetta perché dobbiamo fare vedere. No, questa non è quella pizza qua, questa è quell'altra. Aspetta. Ma io voglio quella pizza e c'ha tutta quella roba lì. E con i carciofi. E i carciofi, lui mi ha portato questa piatta qua. Guarda quanto ma quando? Ma poi dice... ma che detto no, ma che sta facendo? Noi devono vedere, perché vogliono quanto mangi. Sì, allora, quanto mangi. Devono vedere quanto mangi. Sì, dimmi perché, quanto pizza. No, ma se si sta mangiando tutte noi. Aspettando, guarda che cosa ha preparato. Ma mi sta rovinando, mi sta facendo una brutta propaganda stasera, sogno rovinato. Mi è passata pure la fame. Ti devono vedere che cosa hai preparato, guarda ancora, Anna Maria, mi senti Anna Maria? Daniela, guarda. Sì, ma si potrebbe mangiare un esercito. E mica io ci posso mangiare io solo. Lui. Mangia ora, buffati tu. Buffati. È generoso, un coperto. Come mangi tutto io, sto coperto. No, mangiamo. No, io mangio un pochettino piano. Perché lui vive per la panza. Dai, continua. E non mangiamo, via, guarda. Però vorrei veramente che potessero mangiare veramente. Purtroppo, ora vediamo cosa fa. Guardatelo come mangia. Imparate i gusti, cioè i gusti di quest'uomo dovete conoscere. Come mangia, i suoi difetti personali. Guardiamolo un poco, guarda. No, mangia delicatamente, sai. È civilizzato, ora vedi come mangia come i zombie. Mangia, via. Falla vedere, alza. Mi conviene andare alla telecamera, io. Se no non c'è voce. Se ci voglio vedere più vicino, vai, alla telecamera. Ti voglio vedere più vicino, vieni. Non ti vede nessuno, dai, mangi. Mangia, vampiro, che non ti vede loro. Più vicino. Basta. Io mi sono sicuro che mangio da solo, casi mi e te. Mangia. Mangio. E mi e te, la mangia. E dai, non mangiavo. Mangiavo. Non ti vede loro, Nino, mangia. Sei solo, loco, guarda. E non mangiavi di Nino, non mangiaste. Guarda, non muovi di loro, guarda. Quest'uomo mangia. Conoscete tutti i difetti personali. E non mangiavo. Conoscete di quest'uomo come mangia. Vizioso, guarda. Mangiamo. Turbante, malo pensante, guarda. Guarda che vampiro, guarda. Vampiro. Guarda quanto dà, guarda. Se andiamo a mozzicchi alla lingua, no? Ah, un fondo, ecco. Andava lì, andava a stare attento, se andiamo a rompere i denti. Sta lì, allora, con me, non c'è questa pizza. Sta lì.
Rosalia. Non vuoi sapere. Scalia, mangia delicatamente. È avvenuto un anno più, lì si tomba un mangio cucchiaio. Al signor Benito. Benito fra poco rientra. Ora io intanto faccio uno spuntino piccolo piccolo. Piccolo piccolo. Non arrivo manchi i pavimenti, dai. Vinci che in diretta se dai. Siamo in diretta qua, Lito Benito. Lo so che siamo in diretta. È calda. Tiepido, E poi dici che ci dico lupo mannaro. Vai piano, che sei andato in gruppo! Niente, la montagna. Aria che morza che andare. Oh, Peppino Carreffa! Se tu levi su alla Spramonte si mangia l'arbore. Arriva, no! Pressa così, E ma non un beccare di vino ci vuole, no? Una bella panza! Fanta io! Sogno a te, io! Volete favorire? Sì, grazie! È buono, mi piace! Vale, buono, sì, è io. Buono! Ma è un poco frizzato. Via! È scoiattolo. Dai, no canale! E non è giusto, hai no canale, manco le care signore. Dai, no canale, mamma! Di quanti comuni siamo danni? Tre tracce. Benito, non ce la faccio. Che? Non ce la faccio più. È finita. Tra poco spacco, che non ce la faccio più. Spacco. Non posso mangiare più, non ce la faccio. E tu la pizza mangiaste? No, io sono relegato, mangio relegatamente, ora che sta a lascio qua e non mi mangio più, perché dopo mi sento male. E Benito, io non mangio io non ce la faccio. Mangia loco, mangia. E tu che dici, mi mangio un altro pezzettino, poco, ti raccomando. Poco, tu non abbiamo ti mangi, un altro 4 pizze. Piano, delicatamente.
E da mangia. Guardare se c'è qualche vipera in giro. Velenosa. Il suo morso che fa è mortale. Devo guardare, devo controllarmi in tutti i maniere. Gli apri il microfono, si sentono, si è aperte. Sì, si sente, si sente, si sente. La pizza, la vipera velenosa. La voce si sente la voce mia. Sì. Allora Benito, si sente. Allora, silenzio. E cosa state parlando? Integne. E mostro! Ah no, è disgraziato. Io presto un 1993 mangiando in questa maniera. Vampiro! Dracula! Ciano, delicatamente. Non mi ingruppa, Ciano. No. Sto così piccare ora, eh. A saluti. A saluti. No, per cuori. Tutti gli uomini, per tutte le persone che seguono Televiola e che acclamano Televiola. Ciao, bene. Lunga vita, lunga vita! Mica ti fanno scuola o mangi da televisione in diretta, mangia! Mangia! Gabi! A tutti i Benedolora! Grazie! Prego! Mangiate! A posto, finimmo! Mangia! Grazie a Dio si perde, mangia! Mangia che ti stanno aiutando dalla televisione, lo senti il telespettatore, dai! Attenzione, te lo mando in diretta, nello schermo. Benito non sta fatto giugno, in una maniera, capisci? Non va mai capisci? No, io capisci. Ah no. Ma non va. Io so filmare però, no. Mi fa piacere, pure la firma la capisci, no? E allora sono l'uomo. No, io sono Daniela. Daniela, ma capisci che sta mangiando come no zombie? Un via! Ma zombo sottone! E per la zomba maledetta! E mi faceste fare sta figura? Ci diceste che mangi delicatamente, ci diceste che mangi civilmente, ah? Ma mangiaste proprio in una maniera... Ah no, delicatamente, piano piano! Passo io. Guarda come picca. Non ti giro per tocchino! Noi questa maniera. Un stecchino, che bello stecchino, io quando trovo stecchino. Non davo più di un stecchino. E andavo stecchino in giro, ma stasera che non trova nessuno stecchino. Nino, Sentami un attimo. Vedi, dimmi. La pizza, a metà, non tutta questa maniera, sono un gruppo. E no, ora ma che te venire un pezzettino, vedi. Ma te faccio male. E no, è un pezzettino, è tanto che non mangio la tua. No, non devo oggi, che sono un grasso. Ma mantenga la linea. E mantengo, e attento che se uno mantiene sempre la linea, qualche giorno dopo si rompe la linea. E perché la linea si deve un pochettino ingrassare pure. Nino, vorrei sapere una cosa. Primo, tu, le donne come ti piacciono? Tipo come Nino D'Angelo stecchini, oppure donne più formali? Normale. Come ti piacciono le donne? Senti, se il tempo trovare uno scheletro, mi andavai a Camposanto. ma cosa dall'altro mondo con quella persona, non capisci niente. Nino. Nino e Benito Viola, le dico una cosa. Sì. Io passerei giornate intere insieme a voi. Ma tanto piacere. Parlare al telefono, esatto. In compagnia, perché siete una coppia proprio... come vi posso dire, non lo so neanch'io proprio. Ragazzi, facciamo quello che possiamo fare, non è che ci mettiamo a fare quello. Ti ringrazio, Anna Maria. Molto gentile. Grazie dei complimenti. Prego, 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 lo meritate. Senti, gustate sto fricotto come mangi. Fricotto, sei puri! Ah, scellerato che non sa chi non che dice!
inizio stasera! E parla come da parlare, sai, che non poteva dire i miei conti, sai? Mia? Con mia? No, 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 mi guardo bene. Quello che mi ha detto mi viene sempre un chiaro e lui sta dietro la telecamera, sai? Sembra quello che non si accorpa. Invece lui... E lui me ne combina tutti i colori. Onino. Ah. Ora che lui che tirata per mucciamo. E mucciamo, anzi si ammucciò tutti i domani stavolta. Ora io a finisco qua, non ne mangio più, non vedo pensare. Mangia dopo, non ti fini. Sì, allora. Sì. Che vuoi ti ospitami detto. E ho aspettato, allora. Mangia Nino, che non te fa la panza. Che fa una donna in estate. Carina, sta zitta, barachero che dice pure. Ah, e ora parliamo pure in calabreso. Dai, grazie. Per te chissà è come... A un che te lo dico, siate, io andai a guardare in giro che a volte e c'è quel coccodrillo velenoso che parla in tutto il posto. Ma per lo scuolo se non hanno capito nata la missione. Sì, Daniela. Ah. Ah, senti, guarda, come mangia tu pensi che lavora pure così? No, non credo. Tu pensi mangia troppo e lavora meno, come? Mangia troppo. Lavora meno. O no? Vai io. Disgraziato. Ah, come ti combinasti? A parte dici che ti dico faccio i zombie, ma come posso fare? Io sono porto qua a mangiare. Ma tu sai? Ma sai che ti sta cedendo tutta la piana? Ah, come ti sbrigognasti? Ma sbrigognasti pure! Ma non faccio! Benito! Ma come andiamo a chiamare? Come? Ma come andiamo a chiamare? Come? Io? Lo chiami il sacchetto yogi. Ah, yogi, sì, 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 è vero. Che yogi? Possiamo fare uno cartone animati. Io come non fare uno sacchetto yogi, veramente? È vero. No. Ecco, facci qualche complimento di vampiro pure. No, 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 no. Vampiro no, non mi pare. No, no, no. No, no, vabbè. Vampiro no. Ma non ci sono cose, come si chiama aspetto, non me lo guarda. No, lo scherzo no. Non so proprio. C'è un animale che non mi ricordo il nome proprio. Però dagli occhi bellissimo, veramente. No, no, guarda. Daniela. Sa quando io approfitto parlo? Quando andavi che la bocca velenosa. E chi ne mangiare, io? Bocca velenosa! Non faccio che dici! Che tu sei tutto Nino, tu ti sei troppo che ora mi ci stanno una scotolata. Ah, no, Nino. Ma tu qualche volta ora mi dicevo una scotolata del corpo. Ora io, nel bontano là, perché devo pulirmi, perché anche visto che sono tutto... Io invece vado e mangio, mo. Ah, allora, visto che ti è venuto l'appetito. A me mi faccio fare. Ecco, ci hai mosso l'appetito agli altri ora, capito? Guarda, come diventò ora? Non era prima o mangia una persona civilizzata e ora parla una faccia ai zombie. È vero. E sono zombie, maledetto velenoso! Ma no, ma io non mangio l'ultimo, ma cosa che mangio, sì? Ogni volta che compro la televisione non che mangio, sì. No, ma io mangio per compagnia, se no quando sono dimmi una cosa, non mangio mai. Nino, di fronte a tutti i telespettatori, ascolta bene. Tu hai detto che non mangi stasera. Che figura mi faceste fare? Mi diceste che non mangi, che non te vuoi. Ma io mangio un pocariccio, no? Io gli ho detto che mangio un pochettino per compagnia, altrimenti non mangio proprio niente. Ora vado di là perché mi devo pulire, perché mi sono sporcato tutto. Dai, raga, per la facciazza tua. La faccia tua!
quello che sta dicendo! Arrivo con te la faccia, sei mala chiave, arriva la telecamera! Ma guarda lo punto! Ma era un discernente di male, parlando dolcemente, riservando tutti i telespettatori. E dicevo che parlando... E no, perché io so quello che sarà lì da tu. No, mannaggia il dialogo. Aspetta che vado là, vado a pulirmi. E la gente può aspettare a te, a starti dopo. Nino. Ebbene un pochettino, tu qui. Nino. Io. Ma io non è che posso venire. Io ti capisco quello che vuoi dire. Già quando apri la bocca io già ti capisco quello che vuoi dire. Nino. Mi senti? Allora, io adesso ti saluto perché devo andare a mangiare. Ciao, buon appetito. Grazie. Vuoi venire con me? Vuoi favorire con me? Vuoi mangiare con me? Grazie, buon appetito. Pare che non vuole arrivare, ci mangi un'altra volta. Che facciaccia che mi sta sbervagnando stasera! Senti, io vi fate dei saluti. Saluto i miei amici, Laura, Marco, Salvatore, poi mia sorella Anna Maria, mio fratello Enrico, Antonio, poi Maria Pia, poi chi altro? Stefania, Rosalina, per chiudere a voi con tutto il cuore. Grazie, e la mia. Vado a mangiare. E poi mi vedo il film che mi manda Benito. Esatto. Buon appetito. Esatto. A Benito. Io la mia Benito Viola, ti ringrazio tanto, va bene, di vero cuore, con vero affetto, e ti auguriamo un buon appetito. Grazie altrettanto. Beh, tu finisti, quindi... Io volevo fare la lava a pulirmi. Ma sono trasporti al suo giro. E va piano che mi gira la testa, male che me la caroncia la giogione! Tanto che non te fai! E poi per finire saluto anche il mio zio Morano. Bravo, anche un saluto da parte mia. Va bene, non ti preoccupare che glielo dico. Va bene, ciao. Questo Danno Maria che ci vuole salutare. Sì. Ciao. Nino. Oh, dimmi. Hai mangiato? Sì, ho mangiato, ho visto piano piano, meno male che qui non ci ha visto nessuno, siamo io, tu, insomma siamo in cinque. Quando uno sei in cinque allora uno può fare qualche sproporzione così, no? Ma dopo quando ci sono tanti, hai capito? Ci può essere quella piccola... no grossa, una piccola di parecchio, e quando mozzica, perché mozzica lì dietro, non è che viene davanti, hai capito? E quella è velenosa, sta velena, tutto il stato, non puoi morire, e se mi riesci di metterla sotto i piedi, hai capito? Perché devo stare attento, molto attento. E mai possibile che uno come te riesca a digerire tutto quello che mangi? E la pizza, poi la frutta, poi le bibite. E no! Il panettone, ma tutta una volta in bocca. E no, perché me ne può comprare una bustina registrato! Ah, ecco! Daniela! C'ha un canale, super canale. E visto che parla quello là dietro la telecamera, guarda, lui ne sa una più del diavolo, scusate, perché a volte dopo per la rabbia la lingua si attortiglia e non so quello che dico più. Nino, ma è un complimento che passa tutto, capisci? Ah, la tua macchina passa tutto, rigerisce tutto. Rigerisce tutto? Tutto passa. Sì, io che meglio... E tu fai un elegato, ma tu sai pure i tubi che la canaletta grossa così, parlando a calabrese ogni tanto, hai capito? Ti conosco bene pure io a te, Benito. Hai capito? Scusa, perché nella rabbia poi la voce si ingrossa. E la lingua se ne va di traverso, e ogni tanto qualche parola dopo mi sfugge, capito? Non so quello che dico. Sia, è meglio non ti faccio un vestito, e non mi invito a pranzo. No! No, che se mi fanno arrabbiare così dopo mi viene fame di no, io non mi devo arrabbiare. Daniela, non un vestito, 10 vestiti. Iella maledetta, Iella. No, ho detto Iella. Sì, Iella.
Daniela sa che cosa mi la sfortuna. E allora io ce l'ho tanta fortunata di sfortuna a voglia. Ma uno quando nasce, o nasce fortunato, o nasce sfortunato, no? Io sono nato sfortunato, la mia stella è cadente. E perché? È cascata. E non si sta più rialzando in nessuna maniera. Allora sei nato sfortunato. Sì, sì, sì. Speriamo, speriamo. Vabbè, su può mangiare hai fortuna, capace. Su mangiare. Mangiare sì. Passi tutto. Speriamo che questo 93 mi porterà, non dico tanta fortuna, ma un pochettino di fortuna. Un pochettino, poco poco. Venite, io vado di là. Allora, buona fortuna sa qual è. Non mo si spascia la macchina tua, o passa tutto. Passa i vetri, passa il ferro, passa... Raccontai un ciò conto quanto mentre sta contando stasera e dette per stare capaci. Andai in giro, me Laura, devo andare al bar. E saluta a Nino Migliaroro pure. Da Nino che ci stai guardando, questa sera è tutto un manicomio, un manicomio completo, lì pazzi. Un manicomio come nasce tu? Che sei? Ma come nasce tu, non mi metto dubbi. Sei un pazzo criminale. Senti, passare qua, perché io devo andare a... Ma onde va ora per la facciaccia tua? La faccia tua ne parla che andai! Benito! Ma guarda che devi vedere quella persona sempre come mi stuzzica! Allora, Nino e Benito, io devo mangiare! Buon appetito! Vabbè, allora, buon appetito, grazie per averci tenuto compagnia! Ti passo di nuovo mia sorella, ti saluto, va bene? Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ma quante sorelle siete? Cinque? È Benito? Sì, ciao. Pronto? Sì, ti sento, ti ascolto. Allora, io voglio salutare un'altra persona, mi sono dimenticata. Fai pure. Marco di Melicucco. Va bene? Va bene. Ok, ci vediamo. Saluta a chi vuoi. Ciao. Senti, saluta al vampiro prima te ne vai. Vampiro, Dracula, sei tu, mostro maledetto che non sa quello che dice stasera. Ciao. E te se metta la capace. Ciao. Ciao, 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 ciao. Scusa per questa sproporzione mia, sai? Va bene. Ciao vampiro, allora ti saluto, ciao vampiro. E migliori auguri, ciao. Grazie, altrettanto, ciao, ciao. Grazie, ciao. Venite, io vado là perché me ne devo lavare, hai capito? E vai, 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 vai. Scusate, chiedo scusa ai telespettatori e spettatrici, scusatemi, Un momento che... Prova. Allora, abbiamo passato, come avete visto, il maestro Becchè fa scuola come si pranza, ecco, potete conoscere i suoi difetti personali, come mangia, giusto come ha detto la simpaticissima Daniela Anna Maria, che è meglio fare 10 vestiti che invitarla a pranzo, perciò ora che l'avete visto mangiare, prima di invitarla a pranzo, sapetevi regolare, se è meglio farci un vestito. Allora, simpaticamente abbiamo trascorso, direi quasi un'oretta con il maestro Nino Becchè. Intanto io ritorno di nuovo, perché qui non è che ha finito tutti i pizzi da mangiare, qui ce ne ho tanti. Quindi praticamente intanto... vorrei fare qualche saluto all'amico Nino Migliarolo, saluto alla bellissima cittadina, anche una cittadina che ci segue moltissimo, e soprattutto una famiglia da Molocchio. Poi saluto a Peppino Garreffa, che ci ha seguito nelle telefonate, anche se le telefonate sono durate troppo a lungo, magari avessero potuto anche partecipare anche altre conversare con il comico Becchè. Come vedete, Benito Viola e Nino Becchè siamo sempre come i cani e i gatti, quindi ci vuole quella spinta di stuzzicarlo, solo così riesce a fare la comicità Nino quando praticamente lo faccio arrabbiare. Intanto vorrei salutare anche a tutti telespettatrici, telespettatori,
non solo da Taurianova, ma di tutta la piana, da dove ci seguono. Spero che sicuramente avete passato un buon, diciamo, principio di anno, nella quale questa notte, la notte scorsa si è giocato, tante belle cose, quindi l'anno, adesso deve passare un anno per poter ancora arrivare a festeggiare di nuovamente. Comunque speriamo che sia un anno di pace, soprattutto per tutti i telespettatori e telespettatrici. Dunque, poi vorrei dire anche che, cioè, dare un messaggio a Nino Vigliarolo. Mi dispiace che stasera doveva essere presente, invece non c'è perché ci fa male al dente. Questi denti bisogna togliere, perché sennò, caro Nino, non si può mai andare avanti. Chi colore di denti può capire solo quelli che ci hanno sofferto. Intanto il maestro Nino Vecchiè è andato a pulirsi, perché si è rovinato tutte quelle cose che ha mangiato. Niente, quindi più tardi proseguiranno le nostre trasmissioni con i film bellissimi. Intanto sentiamo anche qualche po' di musica. Sentiamo un po' di musica per quanto riguarda, perché Nino Vecchiè è stato furbo, anziché dice di cantare, ha pensato di portare la cassetta registrata. Che me, la cassetta registrata, diciamo la verità, a me piacciono le cose dal vivo. Allora, vediamo. Ciao Felipe! Ecco che è ritornato, guarda, e come si è combinato questo? Ma come ti si è combinato? E che cosa è andato? Guarda come è combinato. Ma che staccio io? Hai la barba bianca. Niente, mi mangiare la pizza. Appena finì a mangiare la pizza mi crescere i baffi anche. Io non saccio cane, dimmi che come andai a comportare io cane. E niente, come ti combinassi ne avrò di pigliare la faccia schiaffi. E no! E parco io che mi combina così. E la pizza cane, potete sapere che mo' che mi crescere i baffi cane anche. Sogno rovinato! Nino, prima tu diceva per scherzo che apparivi che sembravano zombie, ora sei veramente uno zombie. Certo, che se tu lo puoi mannare tutte quelle cose che mi stai dicendo. Ah. Nino. Pronto? Sì? Ciao, sono Laura. Ah, ciao Laura. Il signor Nino Vecchiè non c'è ancora. Eccolo qua, guarda, la vede la televisione? Infatti. Ce l'hai vicino al telefono? No, ce l'ho lontana. Ecco, guarda come si è combinato, guarda. Ha mandato già una pizza, certo. E non sì. È colpa mia, è colpa della pizza. La pizza che ha la pizza. Ora più, non so cosa ne può fare, che il corpo mi lo schiero questa barba bianca, baffa, che ne so io. Mamma, come va? Vedi che e non c'è male, grazie. È vero? Nella vita si deve mangiare, se non si va avanti. E va bene, io ho mangiato... Ho fatto un po' di sforzi, ma stasera sono andato da là e mi sono visto queste baffe crescere. Io non so cosa c'era. Parla con i microfoni, non ti scherzo. Io credo che mi stia molto bene. Mai sentito prima cosa ho detto? Ok, in più. Mai sentito prima quello che ho detto? Sì, ho sentito. Hai capito bene, lo sentivo, E allora stavo dicendo, forse in quella pizza c'era l'inamite qua, a me che i baffi mi sono cresciuti bianchi, che ne so io, boh. Senti, io vorrei salutare quelle signorine che hanno chiamato prima. La signorina Daniele e la signorina Anna Maria, mi sembra. Sì, esatto. Se sono io l'ascolto, direi che devi cambiare, anche se non ci conosciamo, tramite televiola possiamo fare amicizia. Esatto. Oh. Certo, sono delle brave ragazze. Ho sentito. Poi vorrei salutare anche i miei familiari che da questa sera che voi siete in onda, che stiamo mangiando proprio davanti a televiola, in particolare a mio padre, a mia madre, a Carmelo, a Rocco e la piccola Angela che vi sa che vi saluta tanto. Ricambiamo anche da parte nostra. Grazie, poi vorrei salutare anche, avete detto che Antoine è in ascolto, voglio salutare anche lui con un grandissimo bacio e con un augurio di buon anno, di buona salute e di pace in tutto il mondo, perché credo che il mondo ne abbia veramente bisogno. Bravo, questo è tutto che c'è bisogno. Parole bellissime. Proprio a studiare.
studiate a regola d'arte, bellissimo. Poi si vede questo in questo telegiornale, alla Bosnia, in Jugoslavia, tante notizie brutte. Però speriamo che con questo anno si nasca nuova vita e torni la pace che tanto... Speriamo che sia un anno di pace, di serenità. Tutti. Laura. Dimmi. Senti Laura. Guarda, invece Nino Vecchè vuole un anno nuovo, sa di che cosa? Di mangiare, di cibo. Mangiare, guarda. Mangiare, sì. Credo che dietro il suo mangiare lui sia un uomo veramente umano, un uomo che veramente crede sia in una piccola cosa, e credo che lui si rende molto felice anche delle cose più piccole di questo mondo, perché la persona semplice è una persona di animo buono e di animo nobile. Grazie, grazie, parole sante. Io volevo dire, perché nella mia comicità, se devo andare a pensare a tutto, a quest'ora sarei facciamo buona all'aldilà, invece io mi piace prendere quel pochettino di divertimento, no, non tanto, ma quel piccolo divertimento. Perché credo che sia una cosa migliore proprio. Esatto, e voglio che ci divertiamo noi e si divertono gli altri, perché si vuole divertire. È stato tanto certo che il 50% degli ascoltatori che seguono la TV quasi sono sintonizzati su televisione, perché l'emittente è unica, perché fa film in prima visione TV, come ho detto ieri, e poi la televisione che va avanti. Esatto. Senza il nostro aiuto, con l'aiuto del condello forza e con il signor Benito Viola, che ringrazio tantissimo per quello che fa per noi, perché possiamo dire che televisione può essere anche nostra, perché noi la guardiamo sempre, quindi la sentiamo nostra, ecco. Certo, certo. Grazie. Grazie Laura dei tuoi bellissimi complimenti. Perché sono Laura proprio. I complimenti, diciamo, che ci tiene il calore di andare avanti e di fare tante cose bellissime su Televiola. Infatti, ma è vero, proprio è una televisione bellissima. Direi magari se ci fosse più collaborazione potrebbe uscire meglio. Credo che un solo uomo non credo che può andare avanti. Tu mandi benissimo, non è che ti vuoi dire, tu mandi benissimo avanti la tua intente, però con qualche forza, con qualche altro pugno, magari si riesce veramente a far progresso in quello che è la televisione. Tu sai, Laura, che hai saputo praticamente che abbiamo avuto una grande soddisfazione la televiola in graduatoria nel ministero. Infatti, un punteggio veramente meraviglioso. Ho visto, però l'intente è rimasta aperta. Tutto questo fa parte praticamente, diciamo, di tutte queste cose bellissime che abbiamo dato al pubblico. Tante, cioè, un film bellissime, comicità. Che veramente fanno passare a quelle persone come me che sono sempre in casa delle giornate bellissime, piene, ecco. Noi praticamente questa televisione non è stata mai una televisione superba, una televisione che ci facciamo i grandi, una televisione alla Casareccia, alla portata di mano, a disposizione del pubblico, capito? Quello che anche i film mandavamo, se ti ricordi, i quiz di scegliere i film, praticamente queste sono cose che... Sì, infatti, sì, ho visto, ma io lo seguo sempre e quindi li guardo sempre. Anzi, incominceremo a fare anche qualche quiz dei film in queste serie, così Laura può scegliere i film tuoi. I film tuoi mi pare che orrore, no, o mi sbaglio? No, non ti piace i film d'orrore. Grazie, mio onore. Signorino, continua a mangiare quella pizza, perché là, guardando la grande televisione mi è venuta una colina in bocca proprio... La pizza era proprio buonissima. Congratulazioni per quelle che l'ha fatto. Si vede già dalla vista che è tutta buona. Solo è buonissima, l'ho mangiata veramente con gusto. Solo che non so, ricordo, sono andato là e sono cresciute queste baffe bianche. Ma mi piacciono anche quelle vignette comiche che fate insieme. Mi piacciono tanto perché sono comiche calabresi proprio a onore della Calabria. Esatto. Anche pochissime proprio in Calabria. Esatto, bravo.
e noi parliamo la parla nostra, la parla magistratura che ci ha dato. Non è una televisione sporca, perché di televisione sporca ma ce ne sono tantissime, una televisione che fa ridere però in modo pulito. Esatto. Una televisione che fa godere perché la vita semplice, bella e mondana tutti i giorni. Esatto, cose, noi diciamo cose pulite, cose insensate, di senso, che possono andare. Noi prima di dire una parola, insomma, ci prendiamo e dopo parliamo, perché Benito mi fa il braccio destro, insomma, grazie, è molto, molto, molto bravo. Sì, è molto bravo alla regia, perché da solo ci vorrebbero recipi. Come lavora lui, 10 persone. Perché non è una zona di che... Esatto, perché quante file sto vedendo qui, io a quest'ora ero al manicomio. Infatti, e invece lui era solo. Anche perché a dirigere una emittente privata ci vuole un bel sacrificio, tanto solo perché per andare avanti senza sponsorizzazione. Certo. Ci sono tantissimi soldi, infatti se io esco a comprare una cassetta già ne costa sulle 35.000 lire. Esatto. Per un film, quindi che ci sono soldi e ci vuole un uomo capace di ridare alla televisione quel senso di bello, io credo che la televisione come la fa Benito Pio, veramente credo che sia una cosa giusta, una cosa bella e da ammirare soprattutto questo che ho. Laura, io ti ringrazio, volevo dire che se io dovevo, diciamo, pagare tecnici, cose, io a quest'ora, quindi se non mi aiutavo da solo, a quest'ora dovevo chiudere, perché non potevo, capito? Come sai, non vive di pubblicità Televiola. Infatti, la vita è cara. La vita è cara e sono 7 anni e mezzo che la porto sulle spalle con i miei sacrifici. E quindi questa è anche un'altra soddisfazione, perché non è che devo badare solo alla televisione, non è solo la televisione, ma devo anche badare il lavoro, capito? Certo, giusto, anzi innanzitutto il lavoro. E per me la televisione che l'ho costruita con le mie mani, l'ho fatta con le mie mani, per me qua, come dice il maestro Vecchier, qua che ci sono fila, per me è solo, per me che ho la passione, è un gioco. Anche a occhi chiusi riesco, se c'è un guasto, mettere le mani è giusto, capito? Tu sei come quello cieco, perché oramai è abituato a camminare, quello che è cieco, e dove tocca, quello sa dove deve toccare. E tu sei lo stesso, va bene? Dove tocchi, sai quello che deve fare, quello che deve fare. Perché toccare. L'ho costruita io. Esatto. E allora se viene un altro, anche che sia un tecnico specializzato, e quante volte sono la notte? Sì. Non riescono, certe volte vengono qua e dici ma cerco di mettere le mani e non riesco. Sì, perché... ma tu c'hai la precisione, dillo, perché c'hai la precisione pure. Ma non voglio. Sì, esatto. Se no sembra che io nella televisione mi voglio fare. Non lo voglio fare il bravo, mi voglio fare le cose. Lascia giudicare i telespettatori. Ma io lo dico perché ti vedo al giorno come lo metti in mano. La televisione la guardo da un paio d'anni e posso dire che non ho mai visto delle cose che mi non piacciono. Ci ho visto sempre una televisione precisa innanzitutto, quindi io credo che chiami molto la precisione. Sì. Guarda adesso che gli faccio una fotografia. Insieme, vedi, guarda, allora il sistema del bene, maestro Vecchio, assistente, guarda, sei pronto? Posso scattare, siamo pronti? Sì. Allora, via, 1, 2, 3. Ecco. Il maestro Vecchio non si muove più, Laura, vedi? Siamo rimaste lì. Hai visto? Ritorniamo normale? È torniamo normale? Poi c'è tu. No, ma tu non mangi mai. Sono cose che... Scherzi. No, non si finisce mai nella regia di imparare cose, neanche quelle che sono 30 anni che sono in mezzo alle cose. Si impara sempre, che non si finisce mai. Guarda, io non riuscirei affatto a mandare avanti perché ho tanti fili, con telecamere. Pulsanti, amplificatori per i microfoni, quando il microfono fischia. No, io non sarei per niente capace proprio a mandare avanti. Ah, Laura, se tu fossi con la passione impareresti anche tu. Ci vuole la passione. La passione, vuole. Esatto, quello che dico io. C'è chi ha la passione di fare un'altra cosa, c'è chi ha la passione
Sì, proprio ormai è da tanti anni che esercizi questo lavoro come manager, come impresario, insomma. Per me la televisione è come si deve dire? Come di ogni giorno. Esatto. Ci vorrei come una donna bella che uno la vorrebbe vedere vestita elegante, la vorrebbe vedere. Sento che la televisione è sua, quindi c'è molta soddisfazione nel vedere svolgere dei film in tante cose, specialmente dove si vede poi registrato, dove hai lavorato tu, magari con qualche amico. Io vedo Laura, quando qualche volta vedo la televisione, diciamo, o per impegni che non mi posso, non vedo che ci sono cose che io vorrei vedere, che i telespettatori devono stare lì a guardare, e quindi praticamente molte volte ci sono momenti che la trascuro per lavoro, capito? Allora io ci soffro, perché voglio sempre che Televiola c'è il meglio, capito? Non so se mi spiego, ecco. Vuoi sapere che Televiola va davanti a te? Vabbè, io saluto tantissimo Nino Vecchietti. Sì, faccio un saluto anche a colui che manda le canzoni. Antoine, ciao Antoine. A Carmelo, a Rocco, a Angelo, a tutti gli ascoltatori di Televiola, ok? Grazie Laura. Laura, ti do i migliori saluti Nino Vecchietti. E tanti auguri. E la tua famiglia. Ciao. A te e la tua famiglia. Ciao. Come vedi Antoine, vedi, io ricordo i saluti per Antoine. Io l'ho salutato pure, Antoine. E allora... Pronto? Pronto, Benito? Sì? E sono Daniela. Ah, ciao Daniela. Vorrei ricambiare i saluti da quella ragazza, Laura. Giusto, perché ha fatto tanto... Bene, mi è piaciuto il discorso che ha fatto. Niente, vorrei dirgli a questa ragazza se vorrebbe fare amicizia, se vorrebbe dare un appuntamento. Questa domenica ci vedremo davanti a chi in chiesa, quella della matrice. Laura, ecco. Manda un messaggio a Laura, se vuole. Se allora... Certo, ha detto che siete simpaticissimi e che vuole fare amicizia. Lei. Niente. Poi anche lei. Come vedi Nino, anche per televisione si crea l'amicizia. E tu l'hai creata l'amicizia con qualche persona? Veramente ancora io non ci ho provato, va bene. E cercherò con l'anno nuovo di avere un po' di fortuna e di fare amicizia anche per televisione. Bellissimo, no? E veramente è la prima volta che l'ascolto e mi commuovo, insomma, va bene. Stai piangendo. Io come vedi lo stuzzico sempre, non ci riesco a farlo andare avanti senza farlo esplodere. Esplode. No, non posso esplodere. Quest'ora esploderebbe con un piatto di spaghetti. No, perché io ho mangiato e sto bene. Guarda qua, mi sono cresciuto certo le baffe e insomma mi sembra che vadano bene perché... Ti sei mangiato una montagna di pizzi, per forza stai bene. Una piccolina, benissimo, non dirlo a tutte, va bene, dico io. Tu invece non vuoi mangiare, guarda che quella si è raffreddata lì. Sì, voglio dare un giudizio prima che... perché Daniela deve andare a mangiare, non so se è finito di mangiare. Allora, senti, dà un giudizio... ha detto che mangia poco, ha mangiato poco o ha mangiato troppo? Ho mangiato troppo. Ma allora questa è la parte sua? Certo. No, è così stiamo male, no. No. E no, devo stare dalla mia parte. No. Deve venire, ha mangiato un pezzettino così, per assaggio. E così andiamo d'accordo. Tu c'hai un canale come il fiume di Marro. Nino. Il Marro, sai, le passe tutti, i petri, il ferro. Tu, parlando della Calabrese, sai che tieni i catusi. Nino. Catusi di quelle grosse così. Nino. Grazie a te. Non si tenì. Nino. Dimmi. Mi ascolti. Niente, io non è che sto dalla parte di Benito. Io dico la verità, proprio quello che ho visto con i miei occhi. E Daniela dice la verità. Di Benito. Io ho guardato attentamente la televisione e quello che hai fatto. Quindi io dico la semplicità, la vera verità, quindi... Però io vorrei sentire anche il giudizio di tua sorella.
Perché non è che vengono tutti certo, certo. Dare sicur- la condanna il voto, a me. Il voto sarà di zombie. Nino mangia troppo. Dovrebbe moderarsi. Che questa che è la... Sempre la dieta. Ma... Anzi, a voi gliela mando io la dieta. Ma è questa che è l'altra sorella o sei sempre tu? No, sono Anna Maria, l'altra. Anna Maria. L'altra sorella. E allora mi avete veramente giudicato proprio e proprio bene, sono veramente condannato. Non si capisce. Devi fare la dieta. Ma dico io dicevo che avevo fortuna nel 93, che invece sono sfortunato. Dai. Sono sfortunato, al massimo sono sfortunato. Ecco, e credevo che avevo un pochettino di fortuna, e invece sono rimasto al massimo sfortunato. E poi mi dice che avevo la fortuna, dove lo prendo questa fortuna? Invece anche nel 93 non ho avuto un pizzico di fortuna. Ecco, e come sono andato? Almeno avessi una che andasse, insomma, col mio giudizio, con le mie parole. Niente, tutto lo rompo, un mondo troppo. E io come posso andare avanti così in nessuna maniera? Mi passa Benito, che voglio parlare con Benito. E sì, Benito sta lì alla telecamera perché mi vuole inquadrare queste baffe e bianche che ho, hai visto? Chi è Anna Maria? Vorrei fare un messaggio a quella ragazza, Laura. Vorrei salutarla e se vuole contraccambiare col messaggio che abbiamo mandato. Esatto. Se vuole fare amicizia. Di farsi vedere alle 11:30 davanti alla messa matrice. Esatto. Della chiesa matrice. Allora dà un messaggio a Laura. Sì. E di telefonare a rispondere a questo messaggio. Sì. Allora. Questo messaggio va per Laura, per telefonare a Anna Maria, no? Per prendere l'appuntamento. Per prendere l'appuntamento e... Vedersi in chiesa. Vedersi in chiesa, ma fuori nella chiesa o dentro la chiesa? Fuori dalla chiesa. Fuori. Fuori, sì. A questo io dico che fuori nella chiesa fa freddo, sarebbe meglio dentro. Ma vabbè, se voi volete fuori, allora no. Io dico che l'appuntamento è fuori dalla chiesa, va bene? Io no? Io posso parlare? Sì, a disposizione. Allora, io mando questo messaggio a Laura per dirti di farsi vedere alle 11:30. Alle 11:30. Alla chiesa matrice. Alla chiesa matrice. Ecco. Se vuole fare cioè amicizia, poi lei se può cioè, telefonare a Benito, dirgli se vuole fare cioè, l'amicizia in pratica. E noi cioè, per conoscerci, per identificare. Pensa un imbroglio di file che non capisco niente, io sto uscendo pazzo, non basta che sto uscendo pazzo qui con Benito. Per identificarci, siamo vestite. E mia sorella, quella Anna Maria, è vestita con i jeans neri, giubbotto nero e maglione marrò. Esatto, giubbotto d'oro? No, nero. Ah, nero, io avevo capito l'oro. No, io invece ho i pantaloni blu, scuri blu notte, con un maglione arancione. Senza giubbotto. Allora, l'appuntamento. Dice qui sarà in chiesa alle 11:30. Sì. Anna Maria è col giubbotto nero. Ecco. E marrò. E marrò. E nero. È nero. Sì. E l'altra sorella? Daniela. È nera, tutte nere. Facciamo un applauso al zombo numero uno che faci l'interprete. E scazzetto che hai detto tu che non sa quello che dice, fammi parlare, se non ci capisco niente qua io. No, o meno. E che mi metti un lutto, perché mi andai a dire. No, ma io avevo capito, tu in nero e tua sorella com'è vestuta? No, non hai capito niente. Ah, niente? Niente, in pratica. Anna Maria vestita di nero. Solo tu eri nero. No, perché è nero. E tua sorella che metti? Io sono Daniela, aspettami che mi sto confondendo. Aspetta. Ma che dici? Posso capire niente, scusa, se me lo stanno leggendo. Io sono a mangiare, capisci? Zitto che stai combattendo in lotta! Mamma mia!
Allora, Nino. E dimmi, dimmi. Un attimo. Anna Maria. Ah. Anna Soro. Anna Soro. Daniela. Esatto. Che parla al telefono, va bene? Anna Maria, è brava. Una cosa. E piano piano. Maria è vestuta con i jeans neri e giubbotto nero. E giubbotto. Un maglione marrò. E sarebbe questa? Anna Maria. 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 Maria Teresa. Anna Maria. Anna Maria, scusa, Anna Maria. Invece, io, che sono Daniela, sono vestuta. Con i jeans blu notte e non è sempre nero blu notte. Cosa? Non è sempre nero blu notte. No. Ah no, perché la notte è bianca. Sì. Ma che stai facendo? Che notte me la so fare? O parlo qua che la so. Una nonna. Ma dico io, questo è pazzo. Ma che vuoi? Ma che ti sta bene questo? E che ti sembra che sogno qualche albo io qua stasera? Ma guarda un po'. Dai, finisci il discorso. Anna Maria. Daniela. Daniela, mi devo scusare perché stasera non siamo un manicomio. Ma sai come pare in questa maniera? Alibaba. No, Alibaba no. A voi. Tu pare Peppino Garriffa. Ma quale Garriffa Garriffa? Ma che stai dicendo? Scusa. Mi pare Babbo Natale, comunque. Babbo Natale, però ci voleva la barba più lunga. E va bene. Conosci in questa maniera, come si fa la pizza. Esatto, è colpa della pizza. È colpa della pizza, sì. Mangio ciò se no mi corre mi resta la barba bianca fino a sotto e non porta bene. Ah, esatto. Porta bene. E allora e dimmi sto corriero che mettete tua e sorella che ce ne può spiegare che voi mi dimentica tutto. Devo prendere una pinna o prendo la ponte se no non mi ricordo niente. Va bene. E questo cane mi è stata no. Tonica qui sopra, mo me ne mente. Va bene, Nino, sentimi un attimo. Io ci quando io un messaggio a questa ragazza. Ah. Se ti prego di telefonare al signor Benito e non ci dice se vuole cioè, venire all'appuntamento. Ah. Capisci? Sì. Va bene. Allora, molto saluto. Ma che devi girare la testa? Non si gira la testa. E che non mi state incombinando a tre tobbe, non vedi? Cacco, mi consavo. Non c'è silenzio stasera. Va bene, io vado a mangio, che sarà un mosco. Buon appetito. Allora, Benito, ha detto Anna Maria. Voglio il telefono a Mara Elena. Sì, a Mara Elena. A Mara Elena. Ma che sto sciacquato a me. E come si chiama Elena? Aspetta, Benito. Dimmi, ti ascolto. Mi dai un messaggio, che se no non capisce niente io. Lascia che ci dico io un messaggio ora, va. E così nel frattempo saluto pure Marco, dimmi tutto, ok? Sì, senz'altro. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Scusa. Mandava una ora a combinarsi un messaggio dopo. Mandava una ora a combinarsi. E non ci dice a Laura. Non ci telefona ora, aspetta, dammi un microfono dai che. Senti, qui c'è un intraccio. Sì, prova. Allora un messaggio per Laura. Laura gentilmente, ecco così ti ascoltano, se no questo si sta proprio con. No, non so che sta combinando. È venuto l'arte di scienza qui, scienziato. No, ma invece. E parla tu, dai! Si ascolto loro stesso, adesso Laura fa la telefonata e così manda il messaggio. Alle 11 e mezza in chiesa. Allora, invece, i pantaloni come sono? Come sono vestiti? I pantaloni? Mi ha detto neri. Con il giubbotto nella notte. E nella notte è tutto nero. Che vuoi? Allora, vediamo se Laura vuole telefonare, la linea è libera. Ecco così è spesa, se no tu ci conviene l'appuntamento sbagliati. No, perché qui c'è stato un intraccio nelle parole, non capisco niente io più, scusami. Basta, quanto mi devo passare? Pronto? Sì, ecco Laura. Ciao Laura, poi funziona. Ciao Laura, ciao. Signorina, Daniela, che io sono 11 mesi, in chiesa vengo. Io ho sentito che Anna Maria è vestita con jeans neri, maglione arancione, marrone e un giubbotto nero e che Daniela è vestita con dei jeans brunotti e un maglione arancione. Io ho i capelli neri lunghissimi e ricci e poi sono vestita con una mantellina sull'arancione, poi ho un po' di nero e un paio di una pantacalza nera e dei stivaletti marroncini. Hai visto?
niente. Tu non hai capito niente. Tu non hai capito niente. Ma non hai capito niente. Tu capisci solamente i mangi e basta. Sta zitto, che non sai quello che dici. Tutte le parole quelle che ho detto io sono, quelle precise, esatte. Ora se metto intanto continua con Laura perché io vado a prepararti che ti hanno regalato una cosa, adesso te la porto. Ora ripeto alle signorine e Daniela e Anna Maria che io sono vestita. Una mantellina sull'arancione. Un bel nero. Esatto. Una pantacalza nera. Sì. E degli spinoletti sul marroncino. E poi dei capelli lunghi ricci neri. Senti, scusa, mi puoi ripetere da capo tutto l'abbigliamento? Perché io stavo qui aspettando Benito per vedere cosa mi vuole dire. Ripetiamo. Sei tanto gentile, scusa, sai. E allora prendo una. Aspetta che prendo una penna, sai? Una penna! Benito! Benito, che sei una penna? Ah, eccola qui, l'ho trovato. Allora, dimmi. Mantellina arancione? Come? Mantellina arancione? Aspetta. Nino, ti arrivò una cassetta di mantellino, zitto! Zitto che sto ragionando! Zitto che ti arrivò una cassetta. Fermate, sto contrattando qui. Mantellino... Mantellina! Arancione. Arancione. Ecco, via. Brodi? Brodino. Brodi? Brodino. Brodi lunga. Brodi. Brenghi. Brodi. Brodino. Vabbè, maglia. Scrivi maglia. Maglia. Ah, e che aspettiamo? Se tu mi dici Brodino, non capisco. Sì, niente, Laura, che sei... Queste che dici allora, solamente maglia. Ecco, bravo, se tu dici maglia, allora così, maglia... Viola. Maglia sì. Viola. Vendi tu appunti. Maglia viola. Ma che tu di base te ne intendi? Sì, ma io ho messo maglia. Ma mettimi la base, perché è un body che io ho. Body nero. Maglia nero. Ah, non capisci niente. Che vero. Stretti. Non è che sono più stretti. Senta, andiamo da capo. Io ho messo mantellino arancioni. E uno. Dopo, maglia, che colore è la maglia? Nera. Nera? Sì. Ecco, è così. E se tu non mi spieghi, ecco, maglia... nera. Pantacalza nera. Begotto. Pantacalza. Come? Pantacalza. 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 Nera. Pantacalza nera. Pantacalza. Nera. Pantacalza nera. Ah. Ecco, bravo. E ancora ce n'è più. Sì, e dove stiamo letti alti sul marroncino. Ah, perfetto. Stivaletti alti? Grassi alti, scusa, perché io capo questo mantello che metto quello là e io non ci capisco niente. Stivaletti alti marrone. Ma io ti sanno che ti hanno ascoltato. Rone, stai zitto! Zitto che andate. Gente, me lascia stare che stanno crepando i caldo. Allora, come ha detto? Stivaletti marroni. L'ho messo, stivaletti alti marroni. E poi porto gli occhiali di vista. Come? Porto gli occhiali di vista. Per pettini di vista? Porto gli occhiali di vista. Ah, porta gli occhiali di vista, ma io non ci capisco niente. Ma che marrone nasce stasera tu? Occhi, eccetto occhiali, gli occhiali di vetro, no, rivista. E poi è una borsa. E quanto abbigliamento porti? E una... Borsa sigillo nero. Borsa e sigillo nero. A sigillo nera. Scrittura nera. Porta la borsa a chitille nera. È una borsa a chitille nero, va bene. Nino, mi stai nervosendo, non capisci niente. A chitille, sento che non capisco niente con te, a chitille nero. Una borsa a chitille nera. Ah, basta così, è finito. Sì, io sono così, però adesso ci conosciamo, però parliamo così. Oh. Allora io lo leggo di nuovo, E così vediamo se ho messo giù. Anna. Guarda come mi ha combinato, guarda, sto fermo, sembra una renga.
Vecchio, a me devo andare a nanna. Mantellino arancione. Sì. Maglia nera. Sì. Pantagazza nera. Sì. Stivalette alte marrone. Sì. No. Porta gli occhiali di vista. Sì. Sì. E un borso Achille togliano. No, voglio dire, Achille nero. Attacchillo. Attacchillo, va bene, ma lo stesso, attacchillo. E questo comune deve essere intelligente, hai capito? Questo no, come te che non capisci niente. Io spero tanto di aggiungere. Sta zitto, stai. Spero tanto di con la signorina Anna Maria, con la signorina Daniela, ci possiamo incontrare. Io ho 19 anni, uno. Allora poi facciamo anche un giro, ok? Esatto. E una buona dolce notte a loro e una dolce notte a voi, perché adesso vado a mamma perché è tardi. Grazie, buonanotte. Grazie, ciao Laura. Grazie per la telefonata. Ciao. Hai visto che bell'appuntamento saranno per televisione? Vedi che ti arrivano pochi. Io non lo sapevo. Frutta dopo. Ma guardate che c'è Roma, guardate. La frutta! Ma lei che io... Se la biglietta mavi, lui, sei se... Ecco, io ma mai preso per una mandra le pecore e cane mi porta tutta questa roba. Ma guardano poco, e ci sembra che sono una crapa. Ma hai detto giusto che è una crapa. Ma sta zitto che hanno un montone settone. E pare in modo le parole, hai capito? Ci porta robera, pomodoro, tutto ci porta. Mangia. E mangia. Mangia vampiro. Vampiro settone, maledetto. Ma che vuoi, portiere? Visto il portiere? Ora che c'è? Ma ora queste baffe che arrivano, che so. Pomarolo tu, io non ho pomarolo così, non la mangio. Te, crapicena, te. Allora, ma forse lo tu, vai. E se devono pulire, se devono cuore, ma di qui, questa persona qua non capisco. Forse l'arancia forse è buona, va? L'arancia, una... L'arancia però, non è stupido, va, capisci? Intelligente, ah, venite intelligente. L'arancia... Ma onde è? È un microfono adesso. A un dopo. Se tu ti tieni il tuo microfono, ma io sono. Stasera è una trasmissione, lo fa. Buonasera. Buonasera. Senti, signor Benito. Sì. Vorrei dirle. Sì. Di non darle tanto da mangiare al signor Mecchiè.